A quattro mani la mostra al Luzzati Lab del Teatro della Tosse. Daniela, abbiamo cambiato ambiente dal mondo di favola del flauto magico, ci siamo spostati dove? Nel Candido. Allora, questo spettacolo è stato molto bello da realizzare perché oltre sempre alla solita tecnica del patchwork, come potete vedere, abbiamo realizzato dei vestiti con una tecnica nuova, ovvero con degli spray per tessuti e abbiamo usato come stencil dei pixie. Quindi, come potete vedere, ad esempio in questo particolare, il disegno è proprio quello del pizzo vero. Ed è bellissimo perché dà una trama al vestito molto interessante. Quindi in realtà l'effetto è un po' quello del patchwork perché sovrappone diversi tipi di stoffa, ma in realtà spruzzato sì. Direttamente sul vestito. Vi siete impegnati anche nella versione mignon? Sì, come sempre abbiamo vestito anche le marionette in questo caso e abbiamo realizzato sempre con la stessa tecnica i vestitini per le marionette, quindi sì. In versione più piccola. Sì. Lo dicevamo all'inizio del nostro speciale insieme ad Emanuele Conte, è cambiata la professione dello scenografo e di chi realizza i costumi, dei costumisti all'interno del mondo del teatro in generale, non solo qui al Teatro della Tosse. Tu sei l'erede, lo abbiamo detto, di Bruno Cereseto e adesso come porti avanti la sua opera e la tua opera soprattutto? Porto avanti mantenendo sempre gli insegnamenti base di costruzione che mi ha dato Bruno perché sono l'ABC del costume, però cerco di dare sempre una mia interpretazione ai vari vestiti e soprattutto all'idea che mette il regista, che in questo caso è Emanuele Conte. Abbiamo visto la sartoria nelle scorse puntate, è ancora così? No, è un po' più in ordine. Diciamo che dobbiamo, essendo appunto uno spazio più piccolo rispetto al passato, abbiamo deciso di aiutarci con delle scaffalature, degli scatoloni, ma deve essere tutto in ordine in modo da essere più veloci nel trovare le cose e non sprecare tempo, perché un vestito di questo tipo certo, porta via molti giorni di lavoro. Sì. La tecnica è cambiata? Dipende dagli spettacoli, ci sono spettacoli magari più in stile Luzzati, quindi cerchiamo di mantenere le tecniche base, se no uso delle tecniche nuove, ad esempio per uno spettacolo Prometeo e Dio ho usato la plastica per realizzare i costumi, quindi proprio mi sono sbizzarrita con nuove tecniche, riutilizzando ad esempio per fare un mantellone i sacchetti della lavanderia che troviamo sopra i vestiti, li ho lavorati in vari modi, ho fatto uno strascico per un mantellone con lo strascico, quindi si usano anche nuovi materiali oltre a nuove idee. Quindi libero spazio alla fantasia, mi sembra sì, il caso di dire. Grazie a Daniela anche e soprattutto per aver condiviso con noi dei ricordi così importanti come quelli che ti legano a Bruno e al Teatro della Tosse. Grazie a voi.